Sì, grazie Presidente. Questo, come ha anticipato il consigliere Figliomeni, riguarda le assunzioni di geologi per quanto riguarda appunto il personale di Roma Capitale. Allora, io vorrei ricordare, lui ha detto un esiguo, è stato preso, assunto un esiguo numero. Allora io vorrei ricordare che grazie a questa amministrazione abbiamo subito richiesto di far assumere appunto dei geologi, perché noi, insomma, voi sapete, sappiamo tutti che per noi la protezione civile o comunque il dissesto idrogeologico per noi è molto importante. Noi siamo sempre in contatto con la protezione civile. Quando dico noi, io parlo soprattutto della Commissione Lavori Pubblici, ma anche urbanistica, ambiente, perché noi sappiamo che il tema del dissesto idrogeologico è trasversale. Allora, cosa succede? Noi ci siamo messi a scrivere diverse lettere proprio all'allora delegato Antonio De Santis, al personale, alla sindaca, ed infatti sono stati assunti 5 geologi presi proprio da un bando di concorso che appunto aveva la graduatoria pubblicata nel 2012. Quindi dal 2012 furono assunti 4 solo nel marzo 2013 e poi non ci furono più assunzioni. E proprio grazie a questa amministrazione, perché abbiamo capito l'importanza del ruolo dei geologi, che appunto abbiamo chiesto ed ottenuto lo scorrere di questa graduatoria. E volevo dirlo a tutti, una volta per tutti, le assunzioni di 5 geologi sono andati 3 al Dipartimento SIMU, divisi 2 al dissesto idrogeologico e 1 alla manutenzione strade, opera, appunto, perché sono anche le opere di manutenzione strade, è importante la presenza di un geologo, e poi 1 ad ambiente. Proprio perché ambiente è un'altra materia, un altro ramo di Roma Capitale dove impatta il dissesto idrogeologico. Un altro geologo è stato assunto proprio ieri. Quindi questo per dire, concludendo, noi voteremo contrario contro l'ordine del giorno proposto dal consigliere Figliomeni, perché noi stiamo andando in quella direzione ed è chiaro che quando verranno fatti nuovi bandi, chiaramente questo sappiamo che è una figura per noi molto importante, ma noi stiamo già procedendo con le assunzioni. Grazie.